programma, era scritto nel programma con l'inchiostro simpatico, proprio perché si tratta di una sorpresa, quindi non volevamo, e speriamo che il destinatario di questa sorpresa non ce ne voglia più di tanto. Era da un po' di tempo, ragionando con i sindaci di questo territorio, che pensavamo all'opportunità, al momento migliore per riconoscere un valore straordinario che è stato portato a questo territorio. E penso che alla fine l'opportunità, l'occasione di questo Expo Taroceno, che mette insieme gli amministratori, gli imprenditori, i rappresentanti delle associazioni di categoria d'impresa e tanto pubblico importante, ce lo renda particolarmente adatto. È riconoscimento in un momento nel quale devi sapere. Bravo, dell'impresa, dell'innovazione, del sapere a chi in questi territori ha operato nel mondo della scuola. Lo ha fatto scommettendo diverse volte in innovazione, nel cambiare, nel non avere delle preclusioni. Ultima esperienza, quella dell'Istituto Alberghiero di Bedogna, che poteva essere una scommessa molto rischiosa, ma in realtà non ha impoverito il territorio, il tessuto, l'offerta formativa anche di altri tipi che ci sono stati qui. È direi una figura, un dipendente pubblico, un funzionario pubblico che diciamo è l'esatto contrario di quello che certi luoghi comuni vogliono dire del pubblico impiego, perché si può essere funzionari pubblici e operare con grande sapienza, con grande passione. Insieme alla comunità montana e l'assessorato alla scuola, la persona che chiamo qui è il professor Angelo Angella, che è il dirigente questo, che è semplicemente un riconoscimento, un attestato. La comunità montana delle valli del Taro e del Ceno e la provincia di Parma conferiscono al professor Angelo Angella attestato di benemerenza e riconoscimento all'alta professionalità, alla competenza e all'impegno dedicati negli anni a valorizzare e a sviluppare efficacemente il polo di istruzione secondaria e di formazione professionale della Val Taro. Occasione di crescita per tutti i ragazzi e presidio a difesa del patrimonio produttivo e sociale delle comunità della montagna parmense. Mosso e anche un po' intimorito dalla presenza di un pubblico così vasto e così qualificato. Saluto tutti, le ragazze, le autorità, tutti i presenti, la cittadinanza. Devo però, se mi consentite, dopo 2 minuti, devo fare 2 precisazioni. Una vorrei, lo ritengo giusto e doveroso, condividere questa gioia, questo riconoscimento con tutti coloro che negli ultimi decenni hanno creduto in una scuola, laboratorio, aperto al territorio, quindi studenti, alunni, genitori, personale non docente, sempre molto attivo, e tutti quelli che nel territorio hanno lavorato, dalle istituzioni, persone che conta poco, nei confronti dello sforzo che state facendo. State volando finalmente sotto i campanili. E i campanili sono importanti, come diceva la vicepresidente regionale. Sono importanti perché rappresentano l'identità, la cultura, la tradizione, l'anima di una comunità. Ma acquistano la connotazione negativa nel momento in cui si contrappone come questo. Ora è importante che si dimostri la capacità di stare uniti e di condividere insieme quello che ognuno può dare, perché qua oggi io ho trovato, per quel poco che ho visto, girando per il paese, ho trovato l'intelligenza, la creatività, lo spirito imprenditoriale, la cultura, la tradizione, la vita di queste vallate, messe insieme. E di molti testi che ci hanno accompagnato nell'analisi del nostro discorso di sviluppo, lo ringraziamo molto di essere qui con noi
mi piace molto il titolo che lui ci ha suggerito, che mi sembra veramente... Enrico Bricca che sostituisce Marco Granelli del Confartigianato, l'ingegner Lombardo che è rappresentante della giunta camerale ma è appena uscito, presidente uscente di una importante associazione, Alberto Lunardini che ci onora in qualità di vicepresidente della Confindustria Emilia Romagna e di nuovo un'amica che è Patrizia Ginepri che poi sarà la moderatrice del giro di tavolo. Nel senso che in un sabato ancora d'agosto, benché di fine estate e a poche settimane dalle Olimpiadi di Londra, uno potrebbe tentare di rispondere così: ma li avete visti i giamaicani? Il territorio conta, è vero che lì, oltre allo stesso paese di provenienza nella 4% maschile, credo sia stata una gara che penso dovranno rivedere anche fra 50 anni e le tecnologie di oggi lo consentono per la perfezione. È vero che lì non conta solo l'essere nati sullo stesso territorio, ma ci sono di mezzo anche i cromosomi, il DNA, però insomma, per farla breve, me la potrei cavare così. Pensiamo ai giamaicani, tra virgolette positiva, dal punto di vista della pedagogia, il territorio è tornato a essere una cosa che conta in economia. Basta riandare con la mente a prima del 2008, all'economia di carta, sarebbe una parola molto gettonata, le grandi banche hanno riscoperto la vocazione territoriale e gli esempi potrebbero continuare. Quindi il territorio ha vinto questo primo tempo, cioè chi fa politica, chi fa politica economica, chi fa impresa, chi fa banca, non può prescindere dall'uomo.